La cultura è una propaggine della biologia. Il baratro tra due sessi è evidente a chiunque, è il risultato della selezione naturale. Il sesso è la ricompensa che l'uomo riceve in cambio del suo sacrificio quotidiano per mantenere la prole e la compagna. La lunga dipendenza della prole umana necessita di coppie stabili. Tradizionalmente la donna partoriva molti figli e l'uomo aveva il compito di lavorare. Anche prima dell'industrializzazione nei campi, a lavorare ci andava soprattutto lui e i figli grandicelli. Col lavoro fuori casa e la urbanizzazione e industrializzazione, l'uomo si alienava del tutto, pure fisicamente, dalla sua famiglia. Tale fu la separazione dei ruoli, che l'uomo divenne una macchina che produce beni materiali, guarda l'etimo di patrimonio. Oggi la divisione dei ruoli è diventata obsoleta e antiquata, pochissimi o nessun figlio, lavori intellettuali e leggeri che fanno anche le donne. Biologicamente siamo bisessuali. Gli organi genitali esterni sono identici e omologhi in ambo i sessi, pene, scroto, clitoride e grandi labbra. Freud infatti metteva in guardia, cerca di distinguere rigidamente il maschile e il femminile. L'uovo femminile è grosso e dà nutrimento allo spermatozoo maschile, che al contrario, oltre ad essere sottile, veloce e dinamico, trova nutrimento. L'essenza femminile sarebbe, da questo principio biologico, pesante, passiva e statica. Quella maschile, il cui principio biologico è lo spermatozoo, leggera, attiva e dinamica. Lo spermatozoo è atto a scovare e predare e si muove velocissimo. Anche nei corpi si riflette questo. Gli estrogeni producono grasso, seno, fianchi, glutei, cosce. Il corpo maschile è magro e ha il bacino stretto e cilindrico e non ha mandolino. Il seno femminile nutre, come nutrono le uova, la cellula maschile. Quindi la femmina è nutrimento. Le cellule femminili sono rare, quelle maschili in abbondanza. Un maschio produce miliardi di spermatozoi. Il valore delle cellule maschili risulta ultrainflazionato. Su milioni di cellule, solo uno spermatozoo riuscirà, nel migliore dei casi, a trovare un ovulo da fecondare. La scarsità e l'estrema importanza delle cellule femminili che nutrono la vita, si propaga e si esplica anche nella vita sessuale umana e anche animale, non solo umana. Biologicamente il corpo femminile ha un valore sessuale immenso, quello maschile che soffre l'inflazione e la concorrenza spietata, dapprima tra gli spermatozoi nell'utero, poi nella vita extrauterina si ripete la stessa cosa. Potrebbe fecondare migliaia di femmine, ma ne feconda una, o pochissime o nessuna. La femmina, al contrario, può farsi fecondare da un numero limitatissimo di maschi. Di qui il valore sessuale femminile e la svalutazione di quello maschile. Che da queste basi, unite alla scarsità di risorse e al problema della gravidanza, ne consegue la selezione sessuale. E quindi la prostituzione strutturale nei rapporti tra maschio e femmina slitta in un discorso parte. Ma questa è, dialetticamente parlando, solo una faccia della medaglia. L'altra è che siamo bisessuali monisti. Come la notte e il giorno in realtà non esistono, sicché sono due stati che troviamo sui pianeti. Ad un'indagine ad ampio spettro, il giorno non esiste e la notte neanche, fuori dalle orbite planetarie. Anche il maschile e il femminile tornano poi nel monismo e nell'uno, come il giorno e la notte. Basta pensare che all'inizio della vita maschio e femmina non esistevano. Gli organismi unicellulari si riproducevano per clonazione ed erano immortali. Nel corso dell'evoluzione i geni costruirono un corpo in cui abitare.
Le piante furono forse i primi esseri viventi sessuati. La sessualità umana ha un carattere visivo. Sapreste distinguere un cavallo da una cavalla? Già solo nell'aspetto si evince quanto si sia evoluto nella nostra specie, l'importanza della distinzione visiva. Noi ci accoppiamo in base alla vista. Siamo attratti sessualmente in base a fattori e criteri visivi. Abbiamo abbandonato l'olfatto e la stazione re e abbiamo preso la stazione retta. Quindi la selezione naturale ha specializzato oltremodo il richiamo di tipo estetico, basato sulle qualità fisiche, che discriminano un partner a vantaggio di un altro, soprattutto in primis da parte maschile. Per Richard Dawkins, la solidarietà tra animali è solo apparente. Si aiuta per ottenere che l'altro in futuro si sdebiti col creditore. Le femmine di leone si equalizzano contro il maschio, che vuole uccidere i piccoli di una leonessa. Uccidere i piccoli va a vantaggio del genere rivale, che in questo modo fa tornare in calore la femmina per copulare. Le femmine sono un harem, per cui non c'è concorrenza. Tutte ingravidate. Quindi sono solidali, il contrario dei maschi, che si scannano tra di loro. Evolutivamente, ecco che la solidarietà, come nel caso delle leonesse, giova.